Oggi facciamo una pasta semplice e gustosa con i carciofi. Per due persone prendiamo due carciofi belli grandi e li puliamo. Basta staccare le prime 5-6 foglie in questo modo, tagliare la parte superiore e sbucciare il gambo. Se volete vedere in modo più dettagliato come pulire i carciofi, potete cercare il mio video qua nel canale dove vi ho spiegato come farlo. In seguito tagliamo i carciofi a metà e poi in quattro. Rimuoviamo la barba che è presente all'interno e ora li dobbiamo tagliare a spicchi molto sottili. Mettiamo i nostri carciofi all'interno di una bacinella con acqua e limone, tagliamo anche il gambo e ora andremo a preparare il sughetto per la nostra pasta. All'interno di una padella mettiamo l'aglio, un filo d'olio e i carciofi. Aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di pepe e un goccino d'acqua. Copriamo e facciamo cuocere i nostri carciofi per circa 20 minuti, 15-20 minuti. Quando l'acqua bolle, buttiamo dentro la pasta, in questo caso ho utilizzato gli spaghetti, ma va benissimo qualsiasi altro tipo di pasta. Ecco qua, i carciofi sono quasi pronti, adesso andremo a frullarne una parte con un goccino d'acqua di cottura che è ricca d'amido. In questo modo otterremo una pasta bella cremosa. Mettiamo anche qualche cucchiaiata di parmigiano e frulliamo il tutto. Versiamo questo frullato all'interno della padella con i carciofi e versiamo dentro anche la pasta che l'abbiamo scolata 2 minuti prima. La faremo finire di cuocere all'interno della padella, in questo modo diventa bella saporita. Mescoliamo, aggiungiamo qualche goccino d'acqua di cottura, copriamo e facciamo cuocere la pasta. Di tanto in tanto dovete aprire il coperchio e mescolare. Ecco qua, la cottura della pasta è ultimata e adesso possiamo aggiungere la mozzarella tagliata a tocchetti. Mescoliamo bene e la nostra pasta con i carciofi è pronta per essere gustata. Vi ringrazio per aver visto il video e ci rivediamo presto, sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!